Salve a tutti, sono Arianna Leonardi, giornalista del gruppo Digital 360. Qui con me c'è Paolo Bodini, Sales Manager, Sistemi, Infrastrutture e Sicurezza di Microsys. Oggi andremo ad affrontare il tema della cyber security. Come tutti ben sappiamo, le minacce stanno crescendo per numero e sofisticazione e le aziende stanno correndo ai ripari, quindi stanno implementando soluzioni come firewall, sistemi per la protezione degli endpoint, VPN, eccetera. Eppure tutto questo non basta, queste soluzioni si rivelano ancora inefficaci. Paolo, perché? Allora, il tema è la demolizione della difesa del perimetro. Tutte le aziende arrivano storicamente da questa strategia che è la difesa perimetrale, quindi il vecchio concetto di avere le persone in ufficio, che lavorano in ufficio e quindi devo difendere l'ambiente dell'ufficio. Non bisogna più investire solo in questo ambito, bisogna investire in quello che viene definito modello zero trust e quindi difendere le identità, i dispositivi e i dati e dopo l'infrastruttura. L'infrastruttura sta per essere portata fuori dal perimetro interno aziendale con i servizi cloud, lo smart working sta portando fuori le persone a lavorare, quindi bisogna assolutamente concentrare gli investimenti in identità, che sono il nuovo firewall, dispositivi qualsiasi essi siano, iOS, Android, Windows, personali, c'è il fenomeno dell'utilizzo personale dei dispositivi personali o dispositivi gestiti, quelli aziendali, e i dati ovunque si trovino. Questo ambito di queste strategie di sicurezza, che nell'insieme sono definite come zero trust, è l'ambito in cui bisogna investire, bisogna fare i nuovi programmi di investimenti in queste strategie. Ecco, quello che ci stai raccontando è sempre più vero oggi, proprio perché i dati sono disseminati nel cloud e gli utenti, soprattutto dopo la pandemia, lavorano sempre più spesso da casa e accedono in remoto ai sistemi informativi aziendali. Ecco, volevo chiederti, quindi, come si fa in concreto poi a difendere l'identità dell'utente, che è il nuovo perimetro, come ci stavi dicendo? È evidente che l'accoppiato utente-password per decretare o negare gli accessi, per approvare o negare gli accessi, non è più sufficiente. Molte aziende ancora oggi basano gli accessi discriminando utente-password e basta. Bisogna aggiungere condizioni di accesso. Quindi bisogna aggiungere la provenienza, il tipo di dispositivo che si sta usando, il protocollo, l'applicazione. È importante aggiungere queste condizioni, valutandole per ogni singolo accesso verso ogni singola applicazione, servizio, risorsa, in modo da staccarsi dalla sola accoppiata utente password, che è il preambolo del passwordless. Quando avrò queste conditional access policy, tecnicamente si chiamano, che governano tutti i miei accessi, posso togliere quello più pericoloso, che è la password. Quindi bisogna fare condizioni di accesso, strutturare condizioni di accesso, poi toglierle passo. La vera sfida che hanno tutte le aziende davanti da affrontare è l'abbandono dei protocolli proprietari privati, NTLM e Kerberos, che sono presenti ovunque ancora oggi, a favore dei protocolli open standard, che sono OAuth, SAML2.0 e OpenID Common. La vera sfida è quella, per tutte le risorse, applicazioni e servizi. È una roadmap che devono fare tutti. Ecco, però, come tutti ben sappiamo, la sicurezza non dipende soltanto da protocolli e tecnologie, ma dipende tanto dalle persone, quindi dalla consapevolezza degli utenti aziendali, ma anche dalle competenze del team che all'interno dell'azienda è proprio dedicato alla sicurezza. Come vedete voi la situazione nelle aziende italiane rispetto a questi temi e che cosa potete fare per aiutarle? Noi siamo convinti che ci sia una priorità su tutte, la mettiamo quasi su un tema di sicurezza sul lavoro. Vedi, tutti stanno proteggendo sistemi, infrastrutture, applicazioni, dispositivi, identità, tutti stanno correndo a proteggere questi elementi e stanno formando gli utenti per essere pronti nei confronti delle minacce. Nessuno sta ancora proteggendo il lavoro dei professionisti e operatori IT e dei consulenti IT, che usano tutti i giorni le credenziali privilegiate, che sono le chiavi del regno, grazie alle quali gli hacker fanno i disastri, non gli incidenti, i disastri. C'è un tema su cui ancora le aziende non investono, di protezione delle credenziali privilegiate, che per noi è sicurezza sul lavoro degli operatori e sistemisti IT. Quell'ambito è la priorità. Se si proteggono le credenziali privilegiate, si protegge l'intero ambiente lavorativo. Perfetto, questo è un punto molto importante, quindi la protezione degli accessi privilegiati. Ti ringrazio. Grazie. Paolo. Grazie, arrivederci.